la fulminante, subiudice tonante, reo appellante, sentenzia aggravante. Bene, eccoci qui riuniti per presentare un interessante saggio uscito da poco per Pisa University Press, pubblicato da Alberto Luongo, con il titolo Una città dopo la peste, imprese e mobilità sociale ad Arezzo nella seconda metà del 300. Un argomento che riveste anche, se vogliamo, una qualche connessione coi tempi che stiamo vivendo, perché ci parla di peste, ma ci parla anche e soprattutto di quello che succede in una città come Arezzo nel periodo successivo alla fine della peste. Quindi un argomento di particolare interesse, con, come dire, con il richiamo puntuale e preciso, come Alberto fa nei suoi lavori, alle fonti storiche. Quindi non è un libro di divulgazione, ma è un libro scientifico da questo punto di vista. Io sono molto contento di poterne parlare con degli ospiti, oltre ovviamente all'autore, Alma Poloni, che è docente di storia medievale all'Università di Pisa, e Paolo Grillo, che è ordinario di storia medievale all'Università di Milano. Io darei subito la parola a Paolo Grillo. Fossi ordinario? Non lo sono. No? No, sono associato. Io, dai, allora. Mi hai promosso. Vabbè, prendiamolo come un buon augurio. Allora, bene, un saluto a tutti innanzitutto. Questo libro di Alberto cade in qualche misura nel momento giusto, ovviamente, come già ha accennato Maurizio, parla di peste, veramente parla di uscita dalla peste, e è impossibile, insomma, non fare ovviamente legami immediati e forti con l'attualità. Quindi, perdonatemi se cado nella trappola e io parto da una piccola riflessione sull'attualità, non su quello che succede, ma su come ci stiamo ragionando su. Nel senso che è ovvio ed è giusto, la gran parte del dibattito, degli esperti che partecipano al dibattito adesso sulla malattia sono medici, e questo è sacrosanto. C'è però chi ha osservato che appunto gli umanisti forse avrebbero qualcosa da dire, se non sugli aspetti più tecnici della malattia, ma sulla risposta della società all'impatto della malattia. E in questo devo dire che gli umanisti sono abbastanza defilati, e mi sembra particolarmente troppo defilato il ruolo degli storici. Gli storici non stanno portando al dibattito, nella maggior parte, insomma, contributi davvero pesanti, e in particolare mi sembra che i medievisti purtroppo si siano un po' rifugiati nell'aneddotica, per cui raccontiamo che la peste c'era nel Medioevo, raccontiamo magari con un po' di soddisfazione che i provvedimenti presi attualmente sono esattamente gli stessi di 700 anni fa, però appunto c'è una ricostruzione, una narrazione, diciamo, della peste che, quando va bene, è una narrazione basata su Boccaccio, quando va male è una narrazione basata su Dante, quindi anche con palesi anacronismi rispetto alla situazione trecentesca con Lazzaretti e Monatti, e non si riesce, secondo me, invece ad individuare quelle che possono essere le domande a cui noi potremmo dare una risposta. Non, scusate, non dare una risposta che è troppo ambiziosa, fornire elementi di riflessione, questo sì. Ecco, in questo, secondo me, questo libro può essere utile, perché noi possiamo fornire un ragionamento su come la società, le società, rispondono a un trauma forte che le colpisce nel profondo, come un'epidemia, una pandemia. Potremmo, per esempio, riflettere sul rapporto fra malattie ed economia. Non siamo i primi
in questi giorni di fase 2 a chiederci se le ragioni dell'economia debbano prevalere sulle ragioni della sanità pubblica, per esempio. Questo era un problema che si poneva a tutti nelle diverse epoche. E tutti, credo, ci chiediamo appunto che tipo di società, che tipo di economia usciranno da questo lungo periodo di malattia, che per fortuna non si avvicina nemmeno lontanamente ai tassi di mortalità di un'epidemia medievale, di un'epidemia come la peste nera, ma che comunque avrà effetti e li avrà pesanti. Ecco, allora un libro come quello di Alberto che si pone la domanda: cosa è successo dopo la peste nera? Quali conseguenze può avere su una società urbana, in questo caso quella di Arezzo, un evento traumatico di questa portata? E la risposta che dà Alberto è estremamente intrigante, nel senso che Alberto ha la forza di sfuggire ai grandi modelli esplicativi. Li presenta rapidamente nell'introduzione, ma questi modelli peccano spesso di una certa genericità, no? Per cui, diciamo, quello predominante, quello cosiddetto che noi tecnici chiamiamo malthusiano, basato sul dato demografico, per cui la peste, riducendo la popolazione, avrebbe permesso a una quantità grande della popolazione superstite l'accesso alle risorse, favorito una maggiore distribuzione della ricchezza e quindi, come dire, rilanciato la società. Non uno schema molto, molto generale che ha avuto successo in quanto lanciato in particolare in Italia da un grande storico dell'economia come Carlo Cipolla, ma appunto che poi andrebbe sottoposto a verifiche puntuali, perché poi non sempre i dati concreti autorizzano conclusioni di questo genere. E a questo punto io partirei proprio dalla conclusione di Alberto, che è una conclusione molto aperta. In realtà, quando lui conclude queste 200 e passa pagine di analisi anche molto dettagliata, molto puntuale della società aretina nella seconda metà del 300, ci dice che la peste nera, dal punto di vista economico, non consegnò alla storia un Arezzo né migliore né peggiore, forse nemmeno un Arezzo in crisi, ma più semplicemente un Arezzo diversa. Ecco, cosa vogliono dire queste conclusioni che appunto sono volutamente aperte? Che è difficile compattare i destini dei diversi gruppi sociali, delle diverse famiglie, delle diverse singole persone in un'unica formula: tutti stavano meglio, tutti stavano peggio, i ricchi stavano meglio, i poveri stavano peggio, o viceversa. In realtà, quello che ci propone Alberto in questo libro è proprio un intrecciarsi di percorsi individuali, alcuni di crescita sociale e di arricchimento, alcuni di decrescita e di crisi. Quello che secondo me emerge è che è stato un momento di opportunità in cui la fortuna e l'abilità hanno avuto in molti casi l'effetto di determinare i destini di una persona o più spesso di una famiglia, perché anche in questo si vede che questi destini si strutturano spesso su una, due, tre generazioni. La fortuna, per esempio, lo mette molto bene in luce Alberto: beh, intanto sopravvivere alla peste, ma poi quali componenti dell'entourage di una persona sopravvivono o no alla peste? Se muoiono i suoi creditori, questa persona può dirsi fortunata. Se muoiono i suoi debitori senza lasciare sufficiente denaro per pagarlo, questa persona avrà delle gravi difficoltà dopo la peste.
E qui, per esempio, evidenzia un problema che secondo me noi andremo ad affrontare, cioè la contrazione brusca del credito, perché appunto la morte o l'incapacità di pagare di un gran numero di debitori finisce col far sì che molti creditori vogliano rientrare precipitosamente nel possesso materiale del loro denaro e quindi un momento di crisi e di contrazione economica negli anni immediatamente successivi alla peste c'è, e questa secondo me è una lezione che forse sarebbe bene che uscisse dal gruppo ristretto dei medievisti, perché è uno sviluppo assolutamente possibile, purtroppo. Ancora un altro fattore molto interessante che mette in luce Alberto è quello generazionale. Si nota leggendo il libro. E tutte queste figure di maggior successo che riescono a lanciare se stessi e la loro famiglia in un processo di ascesa sociale e pensate in un periodo comunque difficile perché Arezzo non è che poi dal 1349 viva una stagione di tranquillità, è passata la peste, tutto bene, no, ci sono un altro paio di epidemie. Il sacco e la distruzione della città nel 1381 da parte delle milizie mercenarie di Alberico da Barbiano, e insomma, ogni volta richiede questa una capacità di reinventarsi, ridislocare i propri interessi, ristrutturare le produzioni, ricollocare gli investimenti. Allora, chi sono questi personaggi che ci riescono? Sono i giovani. I giovani che non sono stati una categoria meno colpita dalla peste, che si trovano nel 1349-50, magari ad ereditare i beni e le imprese o il piccolo capitale paterno, e che hanno la capacità di gettarsi in qualcosa di nuovo, il commercio di panni usati, oppure in luoghi nuovi, Pisa. Poi ce ne parlerà meglio Alma, immagino. E anche la fortuna di sopravvivere. Notavo che appunto la maggior parte di questi personaggi opera per 40 anni senza grossi problemi. Quindi arrivare, insomma, a una rispettabile età di 60, 70, 80 anni ancora attivi e ancora in grado di gestire il commercio, di tramandare questo sapere. È anche un reticolo di apprendimento. Quello che si disegna nel libro di Alberto, di massari che imparano il lavoro dai loro datori di lavoro e applicano queste conoscenze anche mettendosi in proprio, per così dire. Una storia di dinamismo molto incoraggiante da un certo punto di vista, che non dimentica anche chi invece non ce l'ha fatta, e quindi la parzialità anche della documentazione con cui dobbiamo lavorare in molti casi, insomma, di discesa sociale al contrario della salita. Insomma, un'analisi molto puntuale in cui, questa a me è una cosa che piace molto, le persone hanno il sopravvento sui grandi meccanismi o sulle grandi leggi dell'economia e della storia. Qui, per un poco più di dettaglio e un'analisi più approfondita di quella molto grezza che vi ho dato io, cedo volentieri la parola a Dalma Poloni. Sì, buonasera innanzitutto. Il quadro ampio, in realtà molto acuto, appunto, che ci ha fatto ora Paolo, mi consente appunto di tentare di essere un po' più analitica, di andare un pochino più nello specifico e di soffermarmi soprattutto sulla prima parte del libro di Alberto, che io ho trovato, anche come studiosa di storia toscana, ho trovato particolarmente bella, particolarmente interessante e particolarmente innovativa, che è la parte del libro appunto che analizza le attività di un gruppo di piccoli imprenditori, piccoli in origine in realtà, appunto, poi meno piccoli nel proseguo del loro sviluppo, diciamo. Un gruppo di piccoli imprenditori rampanti, li potremmo definire oggi, protagonisti di vivacissime ascese economiche e sociali, e queste ascese si collocano praticamente interamente negli anni 80 e 90 del 300. Questi imprenditori sono davvero molto interessanti, come diceva Paolo, appunto, l'interesse di questo libro è che si parla di persone, appunto, non si parla di meccanismi astratti, neanche di modelli teorici, ma si tratta di persone. Questi imprenditori sono, questi appunto operatori sono esempi molto brillanti di spirito imprenditoriale, come lo definiremmo oggi, cioè della capacità
di cogliere le occasioni offerte da un contesto economico e anche politico e di conseguenza economico, che è in realtà estremamente instabile, è estremamente imprevedibile e dunque con altissimi tassi di rischio, ma nonostante questo, o forse proprio per questo, estremamente ricco di opportunità. Quindi sono appunto imprenditori che sono in grado di cogliere le opportunità offerte da questo contesto molto magmatico per certi versi. E come lo fanno? Lo fanno appunto il primo, come vedremo, è questo personaggio particolarmente interessante che si chiama Simo Dubertino, e lo fanno giocandosi la carta pisana, cioè tentando appunto, mettendosi in connessione con Pisa. Perché Pisa? Perché Pisa in questa fase, soprattutto a partire dagli anni 70 del 300, diventa una piazza commerciale di grandissima importanza, una delle più importanti piazze commerciali del Mediterraneo occidentale. E questo accade per una serie di questioni, insomma, molto complesse, con le quali non vi annoio, ma soprattutto perché dopo fasi politiche molto articolate e tormentate, appunto, che avevano caratterizzato i decenni precedenti, la città vive un periodo di stabilità politica sotto la signoria di Pietro Gambacorta, che è signore di Pisa dal 1370 al 1392, e l'anno precedente, nel 1369, Pisa, con in realtà sotto già l'influenza politica di Pietro Gambacorta, aveva stretto un trattato commerciale con i fiorentini, incredibilmente favorevole per i fiorentini, che nel giro di pochi anni porta schiere di imprenditori, di mercanti fiorentini a Pisa. E insieme ai mercanti fiorentini, che sono in questo momento, diciamo, i mercanti più dinamici, la superpotenza in qualche modo dell'Europa dell'epoca, giungono in città operatori da tutta l'Italia centro-settentrionale e anche un gran numero di catalani, perché Pisa è tra l'altro una piazza importantissima per il commercio della lana, soprattutto della lana iberica. Questi mercanti catalani appunto giungono a Pisa per l'importazione della lana iberica. Quindi una piazza commerciale di grandissima importanza. Questo è il motivo per cui questi imprenditori aretini, appunto, a un certo punto decidono, appunto il primo a farlo è il nostro Simo Dubertino, di tentare la piazza pisana. Simo Dubertino è un lanaiolo, quindi appunto un piccolo imprenditore che fino a quel momento ha avuto una dimensione esclusivamente locale, cioè è stato attivo esclusivamente quasi esclusivamente sulla piazza Aretina. Aveva tentato qualche sondaggio, come richiama Alberto, appunto proprio in direzione di Pisa, e fonda la sua prima bottega pisana nel 1377. Poi viene seguito da un certo numero appunto di altri operatori aretini che Alberto analizza e studia in maniera approfondita. Vi dico soltanto qualche nome, i nomi dei più importanti, che sono Angelo Di Biagio da Pantaneto, Feo di Lando Bracci, lo speziale Baccio di Maggio, e infine Lazzaro Bracci, che invece è un imprenditore un pochino più, è un operatore un po' più noto, che è stato anche studiato da Federico Melis e da altri, insomma, studiosi. E molti altri, in realtà anche altri operatori aretini, che magari sono meno attestati, ma che appunto fanno parte di questa sorta di diaspora, piccola diaspora appunto aretini, di imprenditori che tentano la carta pisana e aprono una bottega, una società a Pisa. La cosa molto interessante di questo percorso è il modo in cui si snoda questo percorso, che Alberto descrive benissimo, e che parte tutto dal nostro Simo Dubertino, appunto, dal primo di questi mercanti che decide di tentare l'avventura pisana, chiamiamola così. Perché in realtà tutte le altre società aretine che vengono formate a Pisa, fondate a Pisa in questa fase, quindi negli anni 80 e 90 del 300, sono fondate da personaggi che avevano avuto qualcosa a che fare con Simo Dubertino, cioè che in qualche momento avevano collaborato con lui sotto forma di soci, partner o comunque fattori, insomma, legati in qualche modo a Simo. Quindi è molto interessante perché è la costruzione di un network che parte da un individuo, appunto, da un personaggio che è il primo a avere quest'idea di tentare appunto l'avventura pisana. Intorno a
lui si vede nelle pagine di Alberto, noi assistiamo al modo in cui si tesse questa tela di operatori aretini che sono attivi a Pisa. Cosa facevano questi aretini? Perché fino a questo punto, appunto, non, a questo momento non ve l'ho detto. Aprono appunto in genere una società a Pisa, una o più società a Pisa, e che cosa fanno? Immettono sulla piazza pisana, che è appunto questo sbocco internazionale, prodotti aretini, quindi che provengono appunto dalla loro città d'origine, che sono soprattutto veli di cotone, perché Arezzo appunto questa specializzazione nella lavorazione del cotone, e più di tutto guado, che è una pianta tintoria che ha un grande sviluppo nella seconda metà del Trecento grazie alla crescita dell'industria laniera, e allo stesso tempo, all'opposto appunto, commercializzano, importano ad Arezzo prodotti che si acquistano su questa piazza commerciale internazionale pisana, quindi lana, panni, insomma, altri prodotti che arrivano nella piazza pisana. Ma non si limitano a questo, perché forse l'aspetto ancora più interessante è che in realtà appunto non dimentichiamoci che Simo Dubertino era un lanaiolo, e la maggior parte di questi operatori sono legati all'industria tessile, cioè sono lanaioli oppure ritagliatori. Cosa sono i ritagliatori in questa fase? Sono dei mercanti che acquistano panni all'ingrosso e li vendono al taglio, alla clientela, una clientela locale, cittadina. Questi imprenditori quindi non si limitano in realtà a questo, cioè a una funzione di intermediazione commerciale, ma sono anche industriali, nel senso anche a Pisa si mettono a produrre panni. Ma la cosa più interessante secondo me è che non producono ovviamente a Pisa panni aretini, producono panni che oggi diremmo con un orribile anglicismo, diciamo, brandizzati panni pisaneschi, cioè sostanzialmente panni che vengono venduti nelle reti del commercio internazionale come panni pisaneschi. Perché questo? Perché i panni aretini, che in realtà come qualità non erano molto diversi dai panni pisaneschi, ma non avevano un proprio segmento di mercato sul mercato internazionale, cioè non avevano uno spazio nel mercato internazionale. I panni pisaneschi sì, benché non particolarmente ampio, ma per esempio nell'Italia meridionale. Quindi questi imprenditori vanno a Pisa e producono panni pisaneschi, sebbene appunto siano aretini. Quindi questo è un aspetto particolarmente interessante, insomma. Allora, si appropriano del marchio panni pisaneschi, che gli consente di conquistare sfere di mercato appunto nel mercato internazionale, dove invece i panni aretini non avevano sostanzialmente spazio. Quindi si tratta appunto di personalità molto, molto affascinanti per certi versi, appunto di imprenditori molto brillanti. Questa storia è molto interessante, naturalmente è interessante per lo studioso di storia aretina, per lo studioso di storia toscana, ma ha alcune ragioni di interesse molto più generale, insomma, che sono le ragioni per cui questo libro di Alberto, secondo me, dà un contributo importante al dibattito storiografico, che è già molto intenso e lo sta diventando appunto in questi anni, sulla questione della crisi del Trecento, sulla questione appunto delle trasformazioni che subisce l'economia nel corso del Trecento, prima e dopo la peste. Quali sono le ragioni di interesse di queste storie appunto che ho così sommariamente tratteggiato? Una delle ragioni di interesse è che Simo Dubertino e gli altri non sono i Barbi, Peruzzi, gli Acciaiuoli, cioè i grandi supermercanti fiorentini della prima metà del Trecento, e non sono nemmeno il famoso Francesco Dattini, il grande mercante di Prato, il mercante internazionale più celebre della seconda metà del Trecento grazie alla conservazione del suo archivio. Cioè non sono grandi mercanti internazionali, sono appunto, come vi dicevo, lanaioli, ritagliatori e speziali sostanzialmente, il che significa piccoli imprenditori. E la cosa interessante è che in realtà, appunto, questo è un aspetto che emerge molto bene dal libro di Alberto, ma è un aspetto che dovrebbe essere approfondito anche per altre realtà, questa fase della seconda metà del Trecento vede una grandissima crescita quantitativa, ma soprattutto di
ricchezza e posizione sociale economica di questa fascia imprenditoriale, cioè dei piccoli imprenditori. I ritagliatori, i lanaioli e gli speziali in moltissime città, in moltissime realtà cittadine acquistano un'importanza economica crescente e in alcuni casi, io ho presente meglio naturalmente per i miei studi, il caso di Pisa e di Siena, arrivano in realtà anche a conquistare quote di potere politico, cioè quindi hanno percorsi di ascesa economica, sociale e poi politica veramente molto interessanti. Cioè la seconda metà del 300 è l'epoca del grande sviluppo di questo picco, di questo ceto medio imprenditoriale, diciamo, e questo mi sembra un aspetto molto interessante perché è sicuramente qualcosa che ha a che fare con il cambiamento nella struttura dei consumi, cioè sono tutti imprenditori che in origine sono imprenditori che servono il mercato interno, no? Tutti questi, Simo Dubertino e gli altri, erano lanaioli, ritagliatori, eccetera, quindi diciamo, serviva in origine appunto il primo passo della loro ascesa è legata al mercato interno, quindi probabilmente a un mercato interno che diventa più complesso a causa e articolato a causa di una serie di cambiamenti nei consumi che gli studiosi stanno sempre più rilevando negli ultimi anni. Da questo punto di vista c'è una parte del libro che a me è piaciuta veramente tantissimo, che forse è un po' specialistica, però secondo me in realtà ha un interesse anche per un pubblico non strettamente specialistico, che è quello dove Alberto analizza i debiti, diciamo, appunto Paolo ne parlava prima, ma soprattutto l'indebitamento di una serie di lavoratori salariati, non tutti di condizione umile, come sottolinea Alberto, nei confronti di Simo Dubertino. Ci sono molti, cioè un numero piuttosto ampio di salariati, di lavoratori che si indebitano nei confronti di Simo Dubertino e che pagano i propri debiti, ripagano i propri debiti con prestazioni lavorative, quindi offrendo prestazioni lavorative straordinarie a Simo Dubertino. Perché è interessante questo? È interessante perché Alberto dimostra molto bene che la maggior parte di questi lavoratori non si indebitano con Simo per ragioni di necessità, cioè perché sono sull'orlo della fame o perché hanno difficoltà a andare avanti, eccetera. I libri di Simo ci consentono di vedere che questi lavoratori spesso in realtà si indebitano perché desiderano acquistare beni voluttuari, cioè desiderano accedere a consumi un pochino superiori a quelli che la loro condizione gli consentirebbe. Cioè comprano panni, per esempio, e anche panni di qualità, quindi non panni andanti, ma panni di qualità, o altri appunto beni non di primissima necessità. E questo io lo trovo estremamente interessante, perché in realtà ci dice tutta una serie di cose appunto su questa fase che sono un contributo importante alla storiografia, cioè ci dice di un mondo, io di questo sono molto convinta, di un mondo di fine 300 nel quale il modo di consumare e l'attitudine delle persone nei confronti del consumo sta cambiando. Ora è chiaro che non ci dobbiamo immaginare un consumismo novecentesco, tardo novecentesco, insomma, ma il modo di consumare, appunto, e la propensione al consumo sta cambiando. Cioè le persone consumano meno come domanda aggregata, sono di meno, banalmente, quindi la domanda aggregata non può che essere inferiore, ma individualmente le persone non tanto consumano di più, forse consumano anche di più, ma hanno consumi molto più diversificati rispetto a qualche decennio prima, più vari e diversificati, cioè consumano cose diverse e consumano di più beni non di prima necessità. Questo emerge benissimo da questo esempio che fa Alberto. Perché appunto queste persone arrivano ad accettare di indebitarsi per potersi permettere quel qualcosa di superfluo, diciamo, quel qualcosa che non è strettamente legato alla necessità. Tra l'altro tutto questo ci dà anche un contributo a tutta la discussione sulla questione dei salari. Gli storici si accapigliano da decenni per capire se i salari aumentano effettivamente dopo la peste.
un dibattito secondo me anche un pochino stanco e un po' inconcludente, perché peraltro riguarda categorie di salariati molto ristrette, perché noi purtroppo possiamo con i nostri dati, le nostre fonti, misurare quantitativamente i salari di categorie molto ristrette di lavoratori, che per esempio quelli edili, che sono importanti ma non sono proprio, diciamo, la categoria di lavoratori più presente nelle città italiane. Non sappiamo nulla per esempio sui lavoratori dell'industria lanera, sappiamo pochissimo sui loro salari. Soprattutto questo dibattito è un po', diciamo, semplicistico, perché le persone del tardo medioevo avevano modi molto creativi per incrementare il proprio reddito, e uno di questi è quello di cui ci racconta Alberto. Cioè, queste persone erano disposte a queste loro lavoro straordinario non rientra nel loro salario, non risulterebbe in uno studio che studia il salario dei lavoratori, appunto. È un sistema creativo che trovano per incrementare i propri consumi, al di là appunto del loro salario quotidiano, settimanale, eccetera. Quindi appunto la questione è molto più articolata e ci dice di persone che sono disposte a lavorare di più, oltre al loro, al loro orario di lavoro, per poter consumare qualcosa che non è strettamente necessario. Ora, questo secondo me è un aspetto molto interessante, che però non è spiegabile solo con ragioni economiche, con l'aumento del reddito, eccetera. Ci sono dietro probabilmente anche ragioni culturali che sono ancora in gran parte da studiare. Cioè, io penso, insomma, questa è l'idea che mi sono fatta negli anni in cui ho studiato queste cose, c'è un cambiamento, una maggiore propensione al consumo che ha a che fare anche con aspetti culturali e sociali che sono in gran parte da indagare. Però appunto questa parte... ho trovato questa parte particolarmente interessante. Quindi, insomma, poi ci sono moltissime altre, in realtà ci sarebbero moltissime altre ragioni di interesse nel libro di Alberto. Voglio soltanto concludere dicendo che un altro aspetto particolarmente interessante è che questi imprenditori emergono in un periodo che in realtà è un periodo di drammatica difficoltà politica per Arezzo. Gli anni Ottanta sono anni drammatici che si concludono con la sottomissione definitiva della città a Firenze. Quindi questo appunto dà un'idea ancora più chiara della questa abilità imprenditoriale appunto di sfruttare le opportunità in un contesto di grandissima difficoltà. Ora appunto, siccome ho parlato anche troppo, cedo la parola appunto a Alberto, che è l'autore di questo libro e quindi vorrà sicuramente fare qualche considerazione finale su queste poche cose, insomma, che io e Paolo abbiamo potuto osservare sul suo libro. Sì, grazie. Io prima di tutto, oltre a ringraziare ovviamente Maurizio Calì e l'Associazione Italia Medievale per questo spazio, e ringrazio molto Paolo e Alma per aver accettato di presentare, tra l'altro così bene, con parole così belle, il mio libro. Chiudo veramente con pochissime parole e giusto due considerazioni sul fatto che emergeva dalle parole appunto sia di Paolo che di Alma, anche se in maniera diversa. Penso che al di là di tutte le questioni specialistiche e storiografiche, quello che mi ha più interessato nel analizzare le fonti, che poi sono, lo dico molto brevemente, fonti essenzialmente notarili, fonti contabili, quindi dobbiamo pensare che appunto sono fonti tecniche realizzate non per trasmettere una memoria storica nel senso nei secoli, ma per costituire una memoria pratica appunto relativa all'attività imprenditoriale e commerciale dei loro autori. Ecco, considerare queste fonti mi ha consentito appunto di provare a iniziare, perché appunto non pretendo risposte, di aver dato risposte definitive, come diceva Paolo le conclusioni sono aperte e non a caso, ma insomma di iniziare a capire come ci si adatta a un cambiamento traumatico come la peste nera, ma poi anche la ripetizione di epidemie, anche se meno traumatiche, ogni circa 10-15 anni a partire dal 1348, a seconda dei casi, e come appunto possa in qualche modo crearsi una nuova normalità,
alla luce appunto delle fonti che ho considerato. Ecco, ci tengo a dire che io questa ricerca l'ho fatta prima dell'attuale crisi che purtroppo ci sta colpendo, dell'attuale epidemia, però appunto mi sembrava un tema interessante, anche perché in certi dibattiti la peste era un po' stata, non dico trascurata, ma considerata come un evento accidentale, un qualcosa che in realtà ha accelerato processi che comunque si sarebbero verificati, e quindi si riconosceva, diciamo, poca eccezionalità o diciamo, un ruolo non così tanto forte dal punto di vista della periodizzazione. Quando invece appunto si tratta di un evento che ha, a seconda dei casi ovviamente, ma ha probabilmente diminuito la popolazione europea di almeno un terzo, se non di più in certi casi. L'Italia centrale la subisce molto questa epidemia, a volte anche la metà della popolazione di alcune città, secondo le nostre stime, viene meno. Ecco, gli aretini appunto secondo me ci danno un buon caso, un buon terreno, un buon campo di osservazione per capire come le società si adattano a cambiamenti forti. E questo appunto può essere secondo me un ragionamento interessante da fare anche oggi. E appunto fatto su fonti particolari, perché spesso appunto si vede, lo accennava Paolo, chi racconta della peste, racconta dei resoconti sulla peste, che sono, sì, Boccaccio è quello più famoso, ma ci sono tanti cronisti italiani che ci hanno tramandato racconti sulla peste e che sono racconti spesso drammatici, che sottolineano i momenti, come dire, di immediata reazione alla peste, li sottolineano scrivendo qualche anno dopo, molto spesso, e quindi spesso sottolineano appunto gli eventi più drammatici, più tragici, le bassezze morali di chi si trova a vivere in un periodo difficile. Oppure un altro filone di documenti con cui in genere si studia la peste è la documentazione pubblica, quindi i provvedimenti che le autorità prendono per tentare invano di contrastare appunto l'epidemia. Sono senz'altro fonti che vanno prese in considerazione, perché ci tramandano dei dati che lo storico, come con tutte le fonti che analizza, deve criticare, vagliare e analizzare. Ma appunto valorizzare invece anche altri tipi di fonti, di recente Paolo tra l'altro l'ha fatto nel suo studio sulla nascita del Duomo, insomma, per la peste del 1400, quindi siamo appunto in una delle successive ondate epidemiche, ecco, ci parlano di altro, ci parlano di una società che in vario modo, alla fine, dopo il trauma iniziale, prova a reagire, prova a riacquisire una normalità. Non è un percorso facile, ma alla fine appunto, insomma, ricordo che l'Occidente, l'Europa, convive con la peste per parecchio dopo il 1348, periodicamente, appunto. Ora, con questo non voglio creare allarmismi, c'è anche da dire che la situazione scientifico-medica di allora era incredibilmente diversa da quella di oggi, quindi ecco, non starei... Ecco, un altro tema è appunto, ben vengano i parallelismi, ma attenzione anche a vedere sia le differenze ma anche le stesse somiglianze con l'oggi all'interno del contesto storico, perché sennò appunto il rischio è di fare confusioni indebite. Però ecco, spero che appunto analisi di questo genere possano dare, oltre, ripeto, a questioni storiografiche puntuali, anche a, come dire, a far capire che esiste, come dire, un percorso di adattamento che le società in genere mettono in pratica per far fronte agli eventi traumatici. Si chiama resilienza, che appunto è un tema molto, molto studiato oggi
devo dire, soprattutto in relazione ai eventi climatici, terremoti, le epidemie, sì, sono state studiate in questo filone, ma secondo me, insomma, qualcosa mi dice che adesso saranno studiate ancora di più rispetto a prima. E niente, chiudo qui ringraziando ancora davvero Paolo, Alma e Maurizio. Bene, allora io direi che possiamo terminare qui. Vi ricordo ancora una volta il titolo del libro, è Una città dopo la peste, impresa e mobilità sociale ad Arezzo nella seconda metà del 300, di Alberto Luongo, pubblicato da Pisa University Press. E invito tutti coloro che sono interessati ad acquistarlo, perché sicuramente è un'opera che bisogna avere nella propria libreria, giusto anche per farsi un'idea sulla differenza tra i tempi e le situazioni e le circostanze che stanno dietro a epidemie e pandemie. Grazie a tutti e buon proseguimento con le presentazioni di Italia Medievale.